Buongiorno a tutti e benvenuti al webinar Abu Dhabi, una storia straordinaria che sorprenderà i tuoi clienti. Siamo in compagnia oggi di Fabio Giangrande, direttore commerciale e marketing Alba Travel Group, e Dora Paradies, Country Manager Italy del Dipartimento di Cultura e Turismo di Abu Dhabi. Buongiorno Fabio, a te la parola. Allora, buongiorno a tutti, buongiorno Dora, buongiorno Sabrina, grazie, noi ci rivediamo. Presente, questi sono giorni abbastanza pieni di webinar, però oggi parliamo di una destinazione nuova, quindi sono molto contento perché parliamo di Abu Dhabi, che è la capitale degli Emirati, della sua straordinaria crescita, delle sue peculiarità, perché Abu Dhabi non è una sola destinazione, come scopriremo nella prossima mezz'ora, ma sono tre destinazioni in uno. E con chi lo faremo? Lo faremo con Dora Paradies, Country Manager per il Dipartimento di Cultura e Turismo di Abu Dhabi, che ci svelerà i segreti della destinazione, ma più che altro ci racconterà come proporla al meglio. Beh, vorrei fare anche un'altra considerazione. Il fatto che Alba Travel oggi inizia a lanciare delle destinazioni o insomma, delle iniziative commerciali su Abu Dhabi vi dà un po' la misura dello sviluppo dell'affermazione di questa destinazione. Sapete che Alba Travel lavora con circa il 90% del mercato, quindi siamo un indicatore e vedere la crescita di Abu Dhabi come destinazione in una piattaforma come albatravel.com, che sappiamo benissimo che il nostro core business sono i city break, sono comunque come dire, delle destinazioni che hanno poi anche una vita stand alone, significa che si sta posizionando sempre come destinazione più interessante per il mercato. Sono circa più di 1.000 i passeggeri che sviluppiamo su Abu Dhabi nel 2017, sono rappresentati da una crescita percentuale di circa il 20%, per precisione sono il 19%. Invece sono più di 140 le strutture in portafoglio ad Alba Travel tra la contrattazione diretta e il prodotto terzo, che quindi ovviamente viene fornito da altri fornitori come DMC specialisti o anche global provider. 3 ore di fuso, meno di 6 ore di volo quando voliamo diretti con Alitalia ed Etihad, e poi ovviamente tutta un'altra miriade di compagnie che raggiungono Abu Dhabi, quindi sicuramente molto interessante. Dall'altro, di quei 1.000 passeggeri, quasi il 40% li sviluppiamo sul nostro prodotto dinamico, quindi associandoli con una compagnia aerea che ovviamente con la quale andiamo poi a negoziare tariffe nette, ne parleremo più avanti. L'Emirato presenta un paesaggio assai desertificato, direi, poi insomma adesso non voglio rubare il mestiere ad ora, però ho studiato un pochettino, quindi deserti, oasi, alte montagne, spiagge favolose, acque limpide, isole, antiche città dal ricco patrimonio, ma così anche una modernissima capitale molto cosmopolita, come poi è un po' quello che abbiamo iniziato a vedere sulle destinazioni negli Emirati Arabi. Attrazioni emozionanti, tour bellissimi, coinvolgenti, un ricco calendario di eventi che includono arte, cultura, vedremo quanto ha da offrire, sport, concerti, fiere. Veramente Abu Dhabi è una destinazione straordinaria e che credo supererà le attese anche di quelle che oggi in questo nostro, diciamo, esplorazione sulla destinazione, ma sicuramente direi che è giusto parlarne perché rappresenta sempre di più un'opportunità di business per il nostro settore. Ed è proprio quello che andremo a scoprire con Dora, che naturalmente è una delle più grandi esperte della destinazione, peraltro fresca, appena rientrata da Abu Dhabi proprio ieri sera, quindi lo vediamo anche dal suo colorito, che sicuramente, a differenza nostra, qui abbandonati al nostro inverno, è esperta come nessuno. Bene, prima di arrivare su Dubai, consentitemi 2 o 3 slide di carattere istituzionale. Non per mostrare i muscoli, ma per rappresentare un po' quello che è il mondo Alba Travel. È un mondo che si misura su tanti mercati, quindi questo ci dà una grande esperienza. Vorrei ricordare che siamo stati i primi a fare XML in Italia, i primi a distribuire con un pricing netto, cioè che consente agli agenti di viaggio di gestire la propria marginalità, i primi a eliminare una tassa di iscrizione che non è mai prevista per Alba Travel e questa rappresenta per voi un'ulteriore forma di marginalità, e poi sicuramente quelli che circa 30 anni fa hanno introdotto un modello dinamico e flessibile che oggi ancora funziona molto bene e che addirittura i grandi player, anche quelli tradizionali, stanno cercando di la parola d'ordine è flessibilità ai nostri giorni, anche perché insomma, inutile ne parliamo, il web ha stravolto la filiera distributiva, è cambiato il mondo, sono cambiate le abitudini dei consumatori. Però insomma, ci piace ricordare, questa è un'azienda italiana, totalmente italiana, un'azienda che non solo fa bene nel suo
mercato dove sicuramente fa un grande lavoro per mantenere la leadership, perché Alba Travel è circondata da tutti e tutti quanti quelli che vogliono fare distribuzione turistica, principalmente come hotel, ma noi siamo usciti da tempo dal perimetro della Bed Banks, si devono sicuramente misurare con noi. Il business è caratterizzato da un forte presidio del territorio, diciamo anche in formula tradizionale, lo vedete, sono 15 gli uffici operativi, 8 sono in Italia, 7 sono all'estero, e quindi insomma è un gruppo internazionale che fa viaggiare quasi 2 milioni di passeggeri in oltre 200 paesi al mondo. Molto importante la componente tecnologica, noi ce la facciamo in casa con Nestorming, la nostra società IT è basata a Venezia, Mestre, in realtà è rappresentata da quasi 50 colleghi, dei quali 25 fanno gestione di tutto quello che è i siti, la tecnologia, e altri, la metà rimanente, rappresenta, diciamo, tutta quella forza di integrazione e di innovazione. È quindi una piattaforma custom, cioè ce la sviluppiamo e modelliamo sulle nostre esigenze, ma in realtà non sulle nostre, sulle vostre, perché è un continuo scambio. Devo dire che ormai, un po' per darvi la misura, sono oltre 200 i server che sono, come dire, che supportano quasi 120 milioni di queries al giorno, quindi immaginatevi che mole di lavoro. Per questo dico la componente tecnologica è fondamentale nel nostro business. Questo per far sì che non solo abbiamo integrati all'interno di VHL i grandi global provider, quindi quelli che tutti conoscete, posso citare solo qualcuno, gli Hotel Beds, i Turico, i GTA e via dicendo, ma siamo arrivati ormai a un'integrazione di operatori specialisti, quindi di DMC specialisti, e nel caso anche degli Emirati è uno di questi, in cui sostanzialmente riusciamo ad avere una grande offerta in termini di prodotti, e questo è molto importante. Devo dire che come dicevo, su Abu Dhabi sono oltre 140 le strutture in portafoglio, dei quali circa 35 sono contrattate direttamente. Oltre a questo, gestiamo integrazioni con Channel Manager. Il Channel Manager, sapete, sono questi programmi che consentono agli alberghi di gestire il proprio pricing in maniera diretta, e questo è ovviamente poi veicolato tramite interfacce web B2B e B2C. Ulteriore punto di forza, VHL, Worldwide Hotel Link, lo vedete sempre di più, è un marchio che associamo sempre di più ad Alba Travel, è la nostra leading company. Tutti noi, in realtà anche io, che hanno un ruolo istituzionale, un ruolo corporate in Alba Travel, sono inquadrati in VHL, che è centro di costo ed è la società che già fa per esempio la distribuzione delle biglietterie, anche con fatturazione diretta a circa 2.000 agenzie che comprano treni e voli attraverso Alba Travel. Per noi questo significa poter personalizzare il prodotto, significa sicuramente, come dire, fare un lavoro più importante in termini proprio di personalizzazione, ma principalmente significa il 30% del nostro business, che significa insomma ovviamente prodotto. Ma VHL, come tutti i player dell'online, opera su altri 15-20 mercati, e da qui ancora come dire, ha una sua misurazione. Bene, io chiedo supporto a Sabrina, vi mando un breve filmato che rappresenta un po' i nostri valori, il nostro mondo, e ci rivediamo tra 2 minuti. Allora. Per quale motivo? No, no, Mi ha aspetta. Lo ridato il so. mostro. Prego, Fabio. Eccomi, ci siamo. Benissimo, va bene. Entro nel vivo, inizio a parlare un po' di quello che stiamo facendo, di cosa è appena andato live su Alba Travel, un lancio monografico dedicato scusate, ad Abu Dhabi. Ho problemi, non riesco a vedermi, ma immagino che voi mi vedete. Niente, io volevo soltanto rappresentare con questa slide quanto è cambiato il mondo, quanto il web ha stravolto un po' tutte le dinamiche, la filiera distributiva. Questo per dirvi che cosa? Non tanto che sappiamo perfettamente che sono grandi gruppi e grandi player che si stanno cimentando nella distribuzione di servizi turistici. Vorrei dire che stiamo iniziando a vedere delle piattaforme che sono specializzate in servizi accessori, quindi citate un paio: Italiana Amusement, ma Get Your Guide è un gruppo internazionale, sappiamo che Amazon ne sta pensando a questo, Booking.com sta facendo grossi investimenti su tutto quello che riguarda il discorso delle esperienze. Questo per dire che sicuramente Alba Travel può essere un mezzo per contrastare tutto questo,
perché una delle caratteristiche di Alba Travel è che non ci sono soltanto hotel, ma c'è tutta un po' l'offerta completa di servizi accessori. Credo che questo sia un driver che noi dobbiamo assolutamente non ignorare, perché probabilmente oggi la differenza si gioca proprio sul servizio, sul valore aggiunto. Lo vediamo dagli altri mercati, mercati che hanno iniziato poi anche un pochino più evoluti, anche come dire, ad avere delle piattaforme che si vanno a integrare anche nelle piattaforme B2B e propongono servizi. Insomma, un modo sicuramente per poter lavorare sul cliente è quello di offrire qualcosa in più. Come lo facciamo? Questo, una delle strade, Alba Travel nasce come piattaforma B2B, come strumento di lavoro per le agenzie di viaggi. Le avete visto scorrere, la nostra full page è andata live pochi minuti fa, proprio in occasione del webinar. Adesso sarà live per 2 settimane, è una nostra campagna. In realtà, cliccando su quella immagine, andrete ad atterrare direttamente una landing page, che non è una landing page, è un vero e proprio mini sito, perché vedete che poi scrollando il mouse all'interno di questa pagina ci sono una serie di contenuti. In realtà è un modo, è una scorciatoia per offrirvi immediatamente tutta l'offerta che noi abbiamo su questa destinazione. Ovviamente la landing page contiene link diretti che vi possono consentire di andare in prenotazione, di accedere alle sezioni speciali, comprendono una serie di contenuti che andiamo a realizzare insieme all'Ente del Turismo. Questo è uno dei motivi per cui a noi piace molto lavorare su alcune destinazioni dove abbiamo numeri rilevanti, collaborare con l'Ente del Turismo, perché da una parte ovviamente ci qualificano come player sulla destinazione e dall'altra perché ci danno proprio quei contenuti, ovviamente in chiave B2B, che possono essere interessanti per tutti. Vedete, io l'ho divisa per pezzi per mostrarvela in 30 secondi. La testata, vedete questa striscia rossa, in realtà lì è un menu di navigazione, quindi cliccando su Mappa Hotel, Volo più Hotel, si accede direttamente alle parti che ci interessano e vedete anche la mappa che abbiamo posizionato. Quindi immaginate, oggi parliamo di Abu Dhabi, ma in realtà spesso parliamo anche di destinazioni in cui magari andiamo a rappresentare dei quartieri o delle altre aree di interesse. Anche questa è interattiva, è possibile cliccarlo. A seguire ci sono delle descrizioni in chiave B2B molto interessanti su quelle che sono le aree che andiamo a fare il focus sulle varie destinazioni. E poi, e questa è una caratteristica di Alba Travel, andiamo a mettere in evidenza con dei link diretti. Anche in questo caso vedete i nomi degli hotel, ognuno di quegli hotel è un link diretto, quindi mi basterà andare a cliccare su uno di quei link per ritrovarmi direttamente nel form di prenotazione o, nel caso di Volo più Hotel, nella sezione dinamica di Alba Travel, dove è possibile andare a fare delle combinazioni Volo più Hotel sul nostro prodotto dinamico. La cosa molto interessante, che poi vale un po' come modalità generale per tutto quello che è l'offerta Alba Travel, non sono offerte con grandi limitazioni, al contrario, anche in questo caso c'è una grandissima flessibilità. In realtà, tutto ciò che è pubblicato nel periodo in cui è live è oggetto di negoziazione particolare ed esclusiva per Alba Travel, che significa che durante il periodo in cui siamo fuori con la campagna, tra l'altro noi possiamo contare, sapete, su una media di 3.000-3.500 agenzie che sono collegate in ogni momento della giornata, quindi ovviamente in questo momento voi cliccando su questi prodotti potete accedere a una scontistica ad hoc, in quale periodo? Nessuna limitazione, cioè c'è solo una booking window. Durante la messa live, qualsiasi periodo che vado a prenotare, quindi può essere Capodanno, può essere Natale, può essere Ferragosto, può essere i ponti, in realtà durante le nostre campagne, questo vale per le monografie e vale per tutte le nostre iniziative di carattere commerciale. Poi vedete, ancora continuando a scrollare, andiamo a mettere altre sezioni con dei link diretti, quindi voli, noleggio auto e fino a poi a realizzare una piccola pagina dove mettiamo gli highlights, quindi gli eventi più importanti, quelli che avverranno nella destinazione nell'imminente futuro principalmente, dove ovviamente informazioni che vi possiamo mettere a disposizione. Ancora realizziamo delle locandine, ovviamente questo è un esempio perché non pubblichiamo solo da Roma, ma magari mettiamo 4-5 città le più importanti e se ce le chiedete ve lo mettiamo anche dalla vostra, perché per noi è una modifica immediata. Queste sono locandine che servono per come dire, attrarre l'attenzione dei vostri clienti sulle vostre vetrine. Io vorrei anche farmi notare, per esempio, qui l'esempio che abbiamo messo. Qua mettiamo uno Sheraton Abu Dhabi Hotel Resort un 5 stelle con partenza da Roma a 810 euro.
ricordo che tutto il prodotto dinamico è accessibile al 12% per il mercato, quindi è una commissione interessante, ma anche al quale va sempre, ripeto, aggiunta le quote di iscrizione che noi non vi chiediamo, ma che voi ci chiedete. Sempre insieme all'ente del turismo realizziamo anche gli strumenti di lavoro che possono essere allegati, per esempio una mail, possono essere postati attraverso i canali social, cioè delle guide dove non ci sono prezzi, non ci sono, ma ci sono soltanto informazioni utili, e qui torno alla collaborazione di ente del turismo che noi apprezziamo moltissimo, proprio perché andiamo a realizzare delle mini guide dove veramente andiamo a segnalare tutti quelli che sono i must, e questo è sicuramente uno strumento interessante, appunto dicevo, che può essere utilizzato come strumento di lavoro. Vado anche a parlare di tutte le altre attività, perché Abu Dhabi non si può comprare soltanto attraverso la campagna monografica, e sicuramente faremo dei lanci, perché insomma noi normalmente partiamo su, non ci piace fare operazioni, come dire, ad hoc, ma proprio sostenerle nel tempo, perché poi sappiamo anche che bisogna parlare di alcune destinazioni, e questa è una destinazione di cui bisogna parlare, di cui bisogna sapere, perché in realtà ne sappiamo non tantissimo, ma stiamo vedendo che, ripeto, nel momento in cui una destinazione come questa inizia a fare numeri interessanti a 3-4 cifre in Albatravel, significa che è una destinazione che si va a posizionare tra comunque le top seller del mercato, e guarda caso poi le top seller di Albatravel sono le stesse di Booking, di Expedia, e quindi anche di tutti i più famosi B2C. Quindi sempre attraverso la nostra home page, la full page dura un'intera giornata per 24 ore, poi in realtà viene sostituita da un lancio in primo piano, ma in questo caso per esempio abbiamo messo il Capodanno, ma anche per esempio l'attività Wow. Wow, la nostra vetrina permanente, viene aggiornata ogni 2 settimane. Tra l'altro, Wow è un acronimo di Wonderful Offers Worldwide. Qui questa attività nasce dall'esigenza di poter avere delle destinazioni top seller continuamente in offerta, perché poi tutte le selezioni di hotel che andiamo a fare, vorrei specificare che le selezioni di hotel non è che sono fatte sulla base delle nostre scelte, sono fatte sulla base di una verifica di benchmark con altre due piattaforme B2B, le più diciamo quelle che possono rappresentare un po' di share, ma anche con dei B2C. Quindi in realtà è una screening, una scrematura che noi facciamo, scusate, proprio per mettervi a disposizione quelle 10-15 strutture, ma in alcuni casi, per esempio in Wow, in queste case ne vediamo 6-7, che sono già vincenti. Cioè noi andiamo a pubblicare tutte le nostre iniziative in home page, non per far colore, non per far pubblicità, ma perché realmente sono un'opportunità per voi, perché in quel momento l'abbiamo verificata con altri competitor e con altri B2C, e sono dei prezzi che stanno sul mercato, che spaccano. Anche in questo caso, anche nella formula Wow, andiamo a diversificare, quindi da una parte una lista di sistemazioni in solo hotel, quindi vedete qua con ovviamente i soliti link diretti che ci portano al form di prenotazione, e dall'altra una sezione, scusate, alcuni esempi di pacchetti dinamici, in questo caso sono 4 notti, lo vedete per quanto riguarda il Capodanno, da Milano e da Roma col 12%, e in questo caso vi andiamo a segnalare anche qual è la compagnia. Dinamico, appunto, di Alba Travel, dicevo, 12% di accesso, sicuramente interessante, ma più che altro era una possibilità di voler rispondere proprio al B2C che ha lanciato queste formule sul mercato. Noi, mi ricordo quando scoprimo che Expedia fa il 75-80% del proprio traffico combinato con un volo, quindi volevamo rispondere anche noi in chiave B2B, fornendo ai nostri clienti, alle nostre agenzie, insomma a voi, un prodotto veloce, un prodotto immediato, la possibilità di combinare volo più hotel e poterlo fare ovviamente con tutta l'inventory, quindi con la forza dell'inventory, quindi dell'offerta di Alba Travel. Nessuna quota di iscrizione, prezzo unico. Mi piace ricordare che inseriamo l'assicurazione medico bagaglio inclusa e gratuita all'interno. Poche slide prima di passare la parolla a Dora. Cosa bolle in pentola? Come sapete, Alba Travel è in piena fibrillazione sempre, non ci fermiamo mai. Siamo in un periodo interessante perché è una piena evoluzione organizzativa del gruppo, con una serie di novità, alcune le abbiamo già lanciate, ad esempio tutta la parte del rilancio del nostro settore flights, che sostanzialmente ha rappresentato quasi nel triplicare le risorse operative, l'introduzione di un servizio H24 anche dedicato all'emergente flight. Insomma, è un periodo molto prolifico. Una delle ultime novità che abbiamo lanciato, l'abbiamo lanciato al TTG, si chiama Search Evolution. Sostanzialmente abbiamo rivoluzionato il nostro approccio alla disponibilità, quindi all'interrogazione che si fa attraverso il sistema, attraverso non più un
un approccio per camere ma per persone. In poche parole è stata riorganizzata questa funzionalità, quindi non più la solita schermata, immagino che già l'avrete vista, spero, 1.000 volte, una prima stringa in cui scegli la tua destinazione, e poi abbiamo riorganizzato la funzionalità di Zeo Search per consentire di ricercare un hotel su qualsiasi punto di riferimento sul modello di Google Search, cioè non più in centro, in periferia, stazione, aeroporto, ma inserire proprio un vero e proprio punto di riferimento geolocalizzato. Può essere una strada, può essere un ufficio, può essere un negozio, può essere qualsiasi cosa. E questo ovviamente è un po' più, come dire, aumenta la capacità di ricercare alcune strutture in determinate aree specifiche. E poi la rivoluzione del Search Evolution, che lo vedete qui, è rappresentato praticamente da la possibilità non più di cercare per doppie, per triple, per quadruple, ma per occupancy, cioè per quelle che sono le reali esigenze. Questo perché? Perché questo aumenta incredibilmente la nostra capacità di verifica sull'inventory, garantendo a voi un risultato più puntuale. E quindi non solo, peraltro, caricando il numero di adulti e bambini, ma eventualmente lo vedete in quest'altra schermata, caricando più scelte, e quindi posso arrivare in questo momento fino a 4 camere, ma arriveremo presto fino a 9, e in ognuna di queste camere mettere l'esigenza specifica. Il sistema andrà a fare una verifica diciamo, su tutto quello che è il portafoglio, e vi restituirà una risposta molto più precisa, molto più puntuale. Proprio ve la spiego anche per dire: se io prima caricavo 2 adulti e un bambino, magari un bambino di 12-13 anni, dovevo caricare una tripla, ma non è detto che la tripla era la migliore soluzione o la più conveniente per quella soluzione, perché magari così facendo prima escludevo tutta quella serie di offerte, magari sul terzo letto aggiunto, gratuito, piuttosto che sulla possibilità di dormire nei letti esistenti, penso agli Stati Uniti o probabilmente anche agli Emirati, e questo sicuramente è un grosso vantaggio e come dire, vi dà la possibilità di avere una risposta molto più pertinente. Altra storia, abbiamo anche riorganizzato un po' tutte le informazioni da un punto di vista di usabilità nella risposta che vi dà il sistema, e qui sostanzialmente le novità sono varie. Una di quelle, diciamo, riguarda i termini di cancellazione, dove è possibile visualizzarli senza dover andare prima in selezione della struttura, e poi, per esempio, anche l'inserimento delle review di TripAdvisor, perché sappiamo che le andate a vedere, quindi ve le abbiamo messe su Alba Travel per farvi risparmiare un po' di tempo, anche perché ovviamente questo poi è possibile utilizzare i filtri proprio anche in base alle review di TripAdvisor. Altre novità, e sono veramente in dirittura finale, una nuova interfaccia per i transfer, assolutamente nuova, riscritta, riorganizzata, e che non solo porta, diciamo, in termini di usabilità grosse novità, ma anche più prodotto. Quindi stiamo da una parte integrando dei specialisti sul prodotto, e da una parte andando a negoziare tutto quello che sono i trasferimenti diretti, per una copertura più ampia possibile, almeno su quelle che sono le prime 60-70 destinazioni di Albatrave. Poi, altro modo per comunicare con noi, quindi vi invito tutti quanti di fare i vostri like attraverso la nuova pagina Facebook di Albatrave, dove poi andiamo a pubblicare tutto quello che vi stiamo dicendo. Ovviamente qui l'attività di comunicazione è meno istituzionale, un pochettino più informale, c'è la possibilità di inserire tutorial, filmati, locandine, o anche una serie di informazioni di carattere turistico riguardo ai viaggi che sono presenti sul trade e non necessariamente quello B2B. Bene, io praticamente ho chiuso. Cosa stiamo preparando per voi? A brevissimo, a gennaio, una nuova interfaccia voli. Anche qui grosso lavoro, finalmente tutte insieme, comprese le low cost, comprese Ryanair, e quindi la possibilità di fare sempre più l'utilizzo del prodotto dinamico. Non solo, stiamo lavorando su dei nuovi layout grafici sul sito Alba Travel, proprio per rendervelo un pochettino più usabile, un pochettino più, come dire, vogliamo un attimino rifarci il look. Un nuovo sito corporate Alba Travel, si parlerà di Alba Travel, di VHL, di Nestorm, di tutto quello che è il gruppo, e ovviamente grossi lavori e investimenti su tutta la parte dell'infrastruttura IT. Questo non lo vedete. In realtà, però, c'è tantissimo dietro, e anche, diciamo, migliaia di euro, se non decine di migliaia, centinaia, quasi l'1% del nostro fatturato è dedicato sull'investimento tecnologico. E poi, ovviamente, sempre più prodotto con integrazione XML, più filtri. Insomma, sono tantissime le nostre iniziative. Così come sono tantissimi i prodotti che vengono ormai distribuiti attraverso Alba Travel. Quindi, vedete, insomma, qui abbiamo messo un po' la carrellata su tutto quello che ci sta, e questi sono un po' i nostri, sicuramente, diciamo, se potessimo
ricordarmi qualcosa, le ultime novità che abbiamo portato, il car rental con oltre l'integrazione di oltre 500 compagnie locali, la sezione delle assicurazioni che è una sezione stand alone con un prodotto veramente innovativo che va a colmare un po' tutte le punti deboli che sono sul mercato, e poi anche la parte di tour e mini tour. Devo dire che i prossimi investimenti che vi accorgerete saranno dedicati nei prossimi mesi sia sulla parte del prodotto dinamico, lavoreremo molto su quello che è la preparazione dei documenti, la possibilità di personalizzare, quindi faremo dei lavori professionali che voi vi potrete in qualche modo capitalizzare. Bene, l'ultimo mio piccolo pensiero, tutti quelli che hanno poi correttamente inviato la newsletter nel form di iscrizione riceveranno un buono di 50 euro per una pratica su Abu Dhabi, valido fino al 31 di gennaio, e sarà direttamente Travel Quotidiano a inviarvi questo buono, che poi voi dovete semplicemente salvarlo e inviarlo a uno dei nostri uffici Booking per utilizzarlo. Io direi che a questo punto, con l'immagine del nuovissimo Louvre di Abu Dhabi, proprio inaugurato adesso a novembre, possiamo iniziare la nostra esplorazione. Quindi un breve filmato per spezzare da me a Dora, e poi la parola a Dora, che ci racconterà un pochettino il Abu Dhabi e che cosa, insomma, non possiamo mancare e come dobbiamo proporlo. Prego, Dora. Sì. Ok. Eccoci qua. Perfetto. Allora, buonasera a tutti. Vi ringrazio per insomma, questa pausa dedicata ad Abu Dhabi insieme ad Alba Travel. Diciamo l'inizio di una bella collaborazione che vede appunto tutta una serie di attività e di incentivazioni per voi agenti affinché possiate aiutarci a insomma, far diventare Abu Dhabi sempre più un successo sul mercato. Come diceva Fabio, sono appena tornata da Abu Dhabi, è stata la mia 17ª volta in 4 anni, quindi 4 anni e mezzo, per cui insomma, tornarci spesso mi permette di conoscere e scoprire e anche avere il tempo di vedere dettagli, analizzare la destinazione anche come turista a volte, non sempre per lavoro o accompagnando giornalisti o agenti di viaggio o tour operator. Questa volta devo dire è stata molto bella perché in famiglia ho avuto la fortuna di vedere il Louvre Abu Dhabi che ha appena aperto ed era veramente pieno di gente. La cosa che mi ha più colpito non è stato vedere tanto delle opere bellissime e quindi comunque essere assorta nello scrutare, insomma, nel trovare certe opere ad Abu Dhabi, ma a vedere quanta gente ci fosse, quindi proprio l'interesse per questa destinazione, penso che con il Louvre abbia raggiunto un livello per cui da qui si può solo crescere e andare avanti. Una delle cose che noi vogliamo sottolineare di questa destinazione giovane nel panorama turistico è che comunque è una destinazione sicura. Non dobbiamo dimenticarcelo perché, insomma, oggi come oggi è importante poter viaggiare, scegliere, ma soprattutto sentirsi sereni, specialmente quando si parte con la famiglia, quindi i bambini. Vi mostro questa cartina di Abu Dhabi. Diamo per scontato ovviamente tante cose. Sappiamo che Abu Dhabi è la capitale degli Emirati, ha solo 6 ore di volo da Roma o Milano, indicativamente sì, 6 ore e mezza, però io porto a voi questa cartina perché Abu Dhabi è l'emirato più grande di tutti gli Emirati Arabi Uniti. È un territorio vasto che noi dividiamo in 3 regioni. Quella di Abu Dhabi City, che è quella più visitata, dove si trova appunto la moschea, lo Yas Island, Saadiyat Island, dove c'è appunto oggi il Louvre, il distretto culturale che aprirà con gli altri nuovi musei. E quindi è la parte che più si visita quando si vede Abu Dhabi, si pensa di averla vista, ma vedete, si vede solo questa parte qua con delle poche isole. Questa è l'area invece di Al Ain, la regione a confine con l'Oman, ed è la regione più tradizionale dove c'è tutta la parte storica di Abu Dhabi che da un anno a questa parte stiamo riportando alla luce, nel senso che stiamo portando l'attenzione sia dei media che del trade in questa regione particolarmente, diciamo, araba.
poi abbiamo la regione di Aldafra, che è la regione desertica, dove il deserto finisce nel mare con tutte, insomma, tutta una serie di isole e isolette, e la più famosa è Sorbani Yass Island, dove si trova una riserva naturale con oltre 10.000 animali liberi, veramente molto caratteristica. Quindi tre regioni importanti che troverete anche nel materiale che abbiamo creato con Alba Travel, con una mini guida con delle informazioni molto molto utili. In genere, come vi dicevo, quando si pensa ad aver visto Abu Dhabi, la gente fa una gita giornaliera da Dubai e vede il Ferrari World, la moschea, magari se riesce si allunga per un camelcino all'Emirates Palace e magari appunto una puntatina a Saadia Thailand e la Corniche e il circuito. Questo è, insomma. Invece Abu Dhabi oggi è tanto di più e lo andremo a vedere. Per esempio, tra le cose che noi sottolineiamo è il fatto che Abu Dhabi è composta da oltre 200 isole. Solitamente le più famose, ovviamente, Abu Dhabi City, Yas Island e Saadiyat sono quelle più frequentate perché Saadiyat ha bandiera blu, ha la spiaggia più bella di Abu Dhabi, diciamo vista oceanica, diciamo così, 8 km di spiaggia molto belle. Yas Island, famosa per l'adrenalina, famosa per il circuito appunto di Yas, dove si corre il Gran Premio, campi da golf, ma poco valutata per la parte marina. Abbiamo Nuray Island, che è un'isola particolarmente, come posso dire, incastonata nell'area di Saadiyat, e presenta un boutique hotel fatto di ville molto carino, ma se si vuole si può vivere anche in giornata con un brunch particolare. Ma non dimentichiamo che a Abu Dhabi si può vivere anche con una gita in catamarano, per esempio, oppure anche un'esperienza su una barca tradizionale dalla Corniche fino ad Albatine, quindi cenare su un dhow, oppure a Sirbani Yas, che è un'isola che vi dicevo nella regione di Aldafra, a mezz'oretta di volo da Abu Dhabi, ovviamente perdersi in questa riserva naturale, quindi tra natura, flora, fauna uniche, assolutamente trovarsi in pace come se, con se stessi, come noi usiamo dire in uno dei nostri claim. Questa è Nuray Island, un po' di immagine appunto di mare, ed è uno dei primi concetti che spingiamo perché Abu Dhabi assolutamente piace molto agli italiani. Questo weekend sono stata con la mia famiglia, mio marito è assolutamente meravigliato, impressionato, ogni volta continuava a dirmi, ma che bello il mare di Abu Dhabi, non lo immaginavo, non me l'aspettavo. Quindi sicuramente lui è uno dei tanti che comunque quando tornano, se parlano di Abu Dhabi, parlano della prima cosa il mare. Poi la cultura. Tanti non si aspettano la ricchezza culturale di Abu Dhabi. Abbiamo detto che Al Ain è la regione più tradizionale, dove ci sono tanti forti visitabili, tanti musei sulla tradizione locale. C'è un'area, Hili, è l'area dove sono state trovate delle tombe appartenenti all'era del bronzo. Un'area dove appunto è più tradizionale come vita, quindi più tranquilla, e in più ovviamente Abu Dhabi, con l'obiettivo di diventare centro culturale, hub dell'area del Golfo, sta investendo nella creazione di musei, il Louvre il primo, e a seguire avremo Sheikh Zayed National Museum e poi anche il Guggenheim, i primi tre di tante altre strutture legate alla cultura. Che però non è solo cultura museale, nel senso che ad Abu Dhabi, con questo amore per l'arte, sono nati come funghi tanti caffè, tante gallerie, piccole mostre, tanti artisti, e quindi c'è una effervescenza in questo momento che rende Abu Dhabi particolarmente interessante. Nel nostro obiettivo, sapete che dall'anno scorso abbiamo annunciato Abu Dhabi Your Extraordinary Story, quindi Abu Dhabi una storia straordinaria. Questo per ridare valore alle origini, alle caratteristiche del paese che i visitatori vogliono conoscere. E in quest'ottica abbiamo lanciato dei tour disegnati e guidati da emiratini, quindi colleghi e colleghe locali, che accompagnano dei tour che possono essere legati alle strutture iconiche, ai centri legati alla creazione di artigianato,
Nato, oppure dalla IN, dove ci sono anche le aperture dei musei in serale, oppure anche per esempio chi è interessato a tappeti, quindi fare tutto il giro dei negozi particolari dove vanno i locali, un giro in bicicletta e quindi tutti i posti e poi fermarsi a mangiare in una famiglia di Abu Dhabi, quindi tutta una serie di attività che piacciono molto. Al momento sono disponibili solo in arabo e inglese, quindi è un test, speriamo presto di averle anche in italiano. Il cibo è anche cultura, sempre di più, per esempio quando sono stata ad Abu Dhabi questa settimana passata, ho visto lo Yas Viceroy, aveva tutto un angolo di pietanze emiratine, qualcosa di semplice ovviamente, per dire la mattina c'era il latte di cammella, oppure il kebab, che è una specie di pancake un po' più salato con del formaggio cremoso all'interno, quindi cercano comunque di far avvicinare il turista anche nel ristorante a buffet principale, poter scegliere una pietanza locale, poi magari arrivare a prenotare una cena, un pranzo in un ristorante e capire questo paese anche attraverso il cibo. Il programma di inserimento di pietanze emiratine è stato avviato da quest'estate e continua, quindi la nostra chef Khulood, la nostra food ambassador del cibo emiratino, sta preparando gli chef e i loro collaboratori a imparare quindi le ricette delle nonne di Abu Dhabi. Dalla cucina arriviamo alle crociere, come ben sapete Abu Dhabi è ben inserita nelle crociere, negli itinerari crocieristici degli Emirati, sicuramente Abu Dhabi è importante perché ha una doppia tappa, in città c'è anche una speciale cruise beach a Serban Yas, per cui il crocierista può godere di 2 giornate, di cui una totalmente al mare. Abbiamo un programma di incentivazione per il mais, è un segmento molto importante per noi. In genere sugli arrivi che abbiamo il 50% è legato al mais, il business. E, il nostro programma Advantage Abu Dhabi prevede delle incentivazioni per quelle aziende che scelgono Abu Dhabi per i propri congressi, eventi, per cui qualora foste interessati, ovviamente chiedeteci perché ci sono tutti dei formulari per la richiesta di supporto. Abbiamo eventi tutto l'anno. Abu Dhabi in questi ultimi 5 anni ha fatto in modo di arricchire il programma in modo da permettere ai propri visitatori di avere sempre qualcosa da fare di extra. E per esempio a dicembre, adesso è in corso l'Abu Dhabi Food Festival, avremo a fine mese sia un villaggio alla corniche legata appunto al nuovo anno, alla celebrazione del nuovo anno insieme al concerto di Katy Perry e poi anche alla IN quest'anno per la prima volta è coinvolta nel festeggiamento di fine anno con un suo villaggio, quindi con artisti, con laboratori per i bambini, quindi molto interessante. Andiamo a vedere Abu Dhabi velocemente. Un emirato, 3 regioni. Ci teniamo molto a sottolineare questo aspetto perché Abu Dhabi è vasta, per cui c'è tanto da fare e da vedere. Questa è Abu Dhabi quasi 50 anni fa, vedete solo questa struttura, il Kasr al-Hosn, che da piccola semplice torre che proteggeva l'acqua potabile trovata dalla gazzella, non dimenticate che Abu Dhabi vuol dire padre della gazzella, quindi questa gazzella che arriva da Abu Dhabi City e la tribù di Sirmani l'ha seguita e ha trovato l'acqua. La torre è costruita per riparare, quindi per difendere l'acqua, e poi tutta l'area fu fortificata, è diventata la sede ovviamente dello sceicco, la prima casa, residenza dello sceicco qui ad Abu Dhabi City, e poi dopo man mano ha cominciato a fiorire la città attorno. Questa struttura oggi è finalmente visitabile. Abbiamo una mostra che celebra appunto la storia di Abu Dhabi e le sue persone, veramente molto bella, c'è tanto materiale e in più ci sono anche dei video interattivi. Io l'ho vista settimana scorsa, veramente bella, molte testimonianze dalle loro tradizioni, cosa mangiavano, anche delle riproduzioni in 3D, veramente interessante, una scoperta. Invece il prossimo anno sarà aperto proprio il forte, quindi al momento c'è solo la mostra aperta. Ed è un ingresso gratuito. Abu Dhabi ha aperto lo scorso anno un memoriale ai caduti, Wahat al-Karama, è un memoriale importante, ovviamente, come ogni città, ogni paese ne ha uno.
Ma la cosa bella di questo memoriale è la sua posizione, è proprio di fronte alla moschea. Questa è un'immagine del collega di Abu Dhabi, per far vedere quanto è bella. C'è una grande piscina dentro la quale si riflette la moschea. All'ora del tramonto ovviamente è particolarmente emozionante, per cui uno stop molto interessante per i gruppi a livello chi ama appunto fare delle belle fotografie. La parte di Abu Dhabi City è composta anche da Sadia, Thailand, l'isola appunto dove sorge il distretto culturale e il Louvre, di cui vedremo più tardi dei dettagli. L'area di Manarate è stata ristrutturata, è stata arricchita da un giardino, The Garden Pavilion, con tutta un'area attrezzata, quindi anche per passeggiarci. Ci sono una serie, ci sono tanti laboratori legati alla fotografia, all'arte e anche dedicati ai bambini, uno spazio bambini molto bello. Ha aperto l'arte della network, insomma, del franchising italiano dei ristoranti legati all'arte, e ha un giardino bellissimo, quindi sicuramente è un punto anche dove magari se si pensa di uscire dall'albergo dove pranzare o cenare o andare a fare un aperitivo è l'ideale. Adesso a Manarate al Sadiat c'è una mostra fotografica delle ultime edizioni di una gara fotografica emiratina veramente molto suggestiva, in più anche Comic Crazy, una mostra legata ai fumetti e le rivisitazioni da artisti di Abu Dhabi. Questa è l'immagine di Sadia Thailand, la spiaggia, questo sarà il Guggenheim. Oggi abbiamo il Louvre a Abu Dhabi, qui al centro verrà costruito il Sheikh Zayed Museum e poi il Performing Art Center disegnato da Zaha Hadid. Insomma, l'isola verrà arricchita da tante strutture, oltre a ovviamente avremo anche un marina, tutta un'area residenziale in sviluppo, quindi sicuramente sarà una delle isole che attireranno molto di più i turisti. Non dimentichiamo appunto che il mare è la parte forte insieme alla cultura. Andiamo a Yas Island, l'isola famosa per il circuito di Formula 1 che non vive solo, non è aperto solo durante il Gran Premio, ma è aperto durante l'anno. Per esempio, hanno dei programmi dedicati a chi ama lo sport, quindi dallo yoga al crossfit, ad allenamenti legati all'Ironman, triathlon, quindi sicuramente ci sono tante attività, quindi se avete clienti attivi assolutamente Yas fa per loro ed è visitabile anche la domenica e il martedì gratuitamente, si possono noleggiare delle bici se si vuole fare un giro in bici sul circuito o anche appunto una corsetta o una passeggiata. Il mercoledì è aperta solo per le donne. Adesso volevo mandare un video per farvi vedere un po' com'è Yas Marina Circuit vista appunto da chi la vive, non solo con le auto. Bene. Torniamo alla nostra presentazione. Yas Island, dicevamo, quindi avete visto un po' il circuito come viene vissuto nelle varie forme. In più, ovviamente, questa è l'attrazione principale, oltre al Ferrari World che si arricchisce sempre di nuove attrazioni. Qui accanto, da questa parte, qui accanto al Ferrari World stanno realizzando Climb, che è la prima parete attrezzata più alta al mondo, oltre 43 metri, e aprirà entro metà del 2018. E in più in quest'area qui stanno realizzando la struttura del Warner Bros. Theme Park Abu Dhabi, quindi avremo un Warner Bros. Park aperto entro giugno del prossimo anno. Questa è tutta l'area dello Yas Mall e tutta la parte qui invece dei sei hotel insieme allo Yas Viceroy, sette hotel su questa piccola isola e anche c'è la parte anche della spiaggia Yas Beach, quindi sicuramente è un'isola veramente molto, molto ricca. Abu Dhabi City presenta anche delle altre piccole isole, al Maria Island, al Batin oppure anche al Rim Island, quindi ne abbiamo parlato un po' delle principali. Andiamo a vedere invece la regione di Al Ain, che vi dicevo che è una regione tradizionale, conosciuta perché la sua vasta oasi è patrimonio dell'UNESCO. Ci sono oltre 100 diversi tipi di datteri coltivati insomma,
migliaia di palme qui nell'oasi, e è stata riaperta un anno e mezzo fa, tutta ristrutturata, perché prima non era così. Abbiamo creato tutta questa pavimentazione, hanno creato tutta la parte appunto molto più accessibile per i visitatori, c'è il baretto all'interno, c'è tutta un'area dove si proiettano anche dei film in serale, quindi tutta un'area molto ben organizzata, con anche un eco center che ripropone tutta la storia di come si faceva, come si fa a coltivare le palme, quindi analizzandolo dal passato a oggi. Alain è l'unico punto di Abu Dhabi che presenta una piccola, loro la chiamano mountain, ma in realtà appunto 1200 metri di altezza non è proprio una montagna per noi, ma è il punto più alto e panoramico di Abu Dhabi, molto bella la strada panoramica, e sulla cima c'è tutta una struttura, il Mercure, e in più una delle residenze dello sceicco, quindi si vede bene la differenza tra Oman, che presenta tutte queste montagne, mentre Abu Dhabi, che è molto più piatta con le sue dune ambrate. La parte dei forti è molto ricca, questo per esempio Al Jaili Fort, uno dei forti visitabili, c'è una mostra molto molto bella e completa delle due attraversate del Rubalcali di Wilfried Tesinger, un archeologo londinese che intorno agli anni 30 del secolo scorso ha attraversato questo ostico deserto ed è tornato vivo. Questa è la cosa più straordinaria. Insieme ad Al Jaili Fort è possibile visitare anche il Qasr al-Muaiji, il forte dove è nato Sheikh Khalifa, l'attuale ruler di Abu Dhabi. È visitabile anche l'Alain Palace Museum, che è il museo che racconta un po' la storia appunto delle tradizioni beduine, l'evoluzione di Abu Dhabi. E poi c'è il museo dove è nato Sheikh Zayed, padre della patria, molto importante per tutti gli emiratini, non solo per Abu Dhabi. All'inizio di quest'anno Abu Dhabi Zoo ha allargato le sue attrazioni con la parte safari, molto bella, si può fare singolarmente o in gruppo, e in più c'è lo Sheikh Zayed Desert Learning Center, che è un centro con insomma, una mostra molto bella, anche interattiva, sulle origini di Abu Dhabi, quindi la flora, della fauna, veramente particolare. La parte di Alain ha anche una parte di deserto, un po' più tranquillo rispetto al Rubalcali, un po' più piatto, e ha una struttura nuova, il Telal Resort, molto carina, con una trentina di ville che si affacciano tutte sul deserto. A livello di programma culturale non ha nulla da invidiare ad Abu Dhabi City, c'è tutto un programma legato alla scoperta delle tradizioni locali attraverso guide proprio che portano il turista, il visitatore a conoscere la parte delle loro tradizioni, il cibo, entrare anche nelle case dei locali oppure visitare musei in notturna. Abbiamo anche una serie di attività fatte organizzate insieme all'agenzia France Museum, quindi che porta anche delle attività su Alain. Quindi Alain è un'area nevralgica per noi di promozione, perché ha tanto da offrire, tanti programmi culturali e legati anche all'archeologia. L'altro e ultimo emirato è quello di Al Dhafra, è l'emirato più grande, scusate, la regione più grande, la regione più lontana da Abu Dhabi City, circa 2 ore di macchina. La più sconosciuta, anche se presente, vedete qui, proprio incastonata tra le dune, questa proprietà che è il Lanantara Desert Resort, che si trova qui al centro della regione. È il Qasr al-Sarab, veramente molto bello, è una proprio piccola medina costruita nel deserto, un'oasi di lusso, di coccole, non solo per la coppia, ma anche per la famiglia, veramente unica. Tante attività si possono fare nel deserto, sempre legate alle strutture alberghiere.
Qui abbiamo il Casa Al Sarab, che è un 5 stelle, ma anche un Til Al Liwa, che è un 4 stelle. Quindi tante attività molto belle, anche se si vuole yoga sulla sabbia, quindi sulle dune, non solo per forza in genere la passeggiata in cammello, il 4x4, il dune bashing, quindi tante attività anche, non so, un Falcon Show per esempio. Chicca di questa regione è Sirbaniya Island, come vi dicevo, c'è un bellissimo mare, ma la cosa che più colpisce è questa riserva naturale. Si può fare appunto un safari molto, molto bello di un'ora e mezza, che affascina grandi e piccini, oppure si può fare anche, per esempio, una cavalcata al tramonto, sulla spiaggia, o trekking addirittura, quindi insomma si può scegliere. Tra le novità alberghiere ad Abu Dhabi abbiamo avuto visto l'apertura dell'Al Four Sun e il completamento della parte dining del Four Seasons con Caffè Milano e Bachelor in Stile, una bellissima steakhouse. Aprirà non più a fine anno, ma a gennaio il Saadiyat Rotana Resort, quindi Saadiyat Island si arricchisce di un terzo albergo. Nel 2018 aprirà il Jumeirah, sempre su Saadiyat, si trova verso il Saadiyat Beach Club ed è in costruzione il Fairmont Marina, che al momento ha aperto solo la parte dei residence. Adesso vi parlo un po' velocemente del Louvre Abu Dhabi, questo museo universale che è aperto l'11 di novembre, quindi ormai poco più di un mese fa, veramente unico nel suo genere. È un museo che è stato diciamo, voluto proprio per rendere Abu Dhabi centro culturale dell'area del Golfo e anche un nuovo modo di vedere l'umanità, la storia dell'umanità. Jean Nouvel, l'architetto, l'archistar che ha disegnato questa struttura e l'ha immaginata proprio come celebrazione di Abu Dhabi, perché è un museo sul mare. In più, tutta la parte della Medina sotto è fatta da 500, strutture, scusate, 55 strutture sormontate da un'immensa cupola che è fatta e composta di 8 strati di stelle di acciaio di diversa misura, che pesano quasi quanto la Torre Eiffel, ed è una struttura che galleggia, diciamo, nell'aria sopra le gallerie del museo. Il museo è veramente molto bello, oggi presenta 300 opere già facenti parte della collezione permanente di Abu Dhabi, del Louvre Abu Dhabi, e 300 sono in prestito per altri 10 anni da parte dell'Agenzia dei Musei Francesi. 13 dei maggiori musei appunto francesi hanno prestato queste 300 opere per dare il tempo ad Abu Dhabi in questi 10 anni di completare la sua mostra, la sua collezione permanente. In più il museo avrà anche delle mostre temporanee e il 23 di dicembre apre una mostra che si chiama Da un Louvre all'altro e quindi c'è una storia proprio del fil rouge tra queste due strutture molto belle ed ha un ingresso a parte, cioè con il biglietto intero di 60 dirham, circa 14 euro, si paga l'ingresso al Louvre e la mostra permanente, mentre quelle temporanee avranno un costo accessorio, al momento sempre comunque di 60 dirham. Le audioguide sono dei mini iPad, costano 20 dirham, quindi più o meno 3-4 dirham a testa. In più ci sono anche dei tour guidati di gruppo. Questi tour costano 40 dirham, circa 10 euro, e durano 90 minuti. Ci sono due tipi di tour: uno dedicato alla propria struttura architettonica, quindi questa assolutamente favolosa struttura che è il museo, e l'altro tour, sempre 90 minuti, è legato alla spiegazione di alcune, ovviamente, delle opere che fanno parte della mostra. Assolutamente opere bellissime, le gallerie, le 12 gallerie. Sono, cioè, scusate, le 23 gallerie sono divise in 12 capitoli che vanno dalla preistoria ai giorni nostri, veramente molto completo come museo, che però andrà ad arricchirsi di tante opere importanti. Noi oggi siamo molto orgogliosi perché Giuseppe Penone, che è un esponente dell'arte povera italiana, è stato chiamato tra i primi due artisti che hanno dovuto creare delle opere per il museo. Quindi io sicuramente adesso con questo video che vi farò vedere,
Vi farò vedere un po' quello che è il museo, ma devo dire non rende dal vivo. Sicuramente il momento più bello è verso il tramonto, dove comunque il cielo comincia a cambiare colori e quindi anche questa pioggia di luce che caratterizza la struttura, questa rain of light, che appunto attraversa la cupola e entra nell'area esterna, alle gallerie, è veramente emozionante. Se intanto vogliamo far andare il video. Bene, io ho terminato, a disposizione per le vostre domande. Nel caso siete attivi sui social, Visita Abu Dhabi è il nostro, diciamo, indirizzo che è valido per Instagram, Twitter, Facebook, anzi Facebook Visita Abu Dhabi IT, perché è totalmente in italiano. Quindi aspetto numerose vostre domande e email. Allora, grazie Dora e grazie Fabio. Intanto una domanda per Fabio. Davide, anzi due domande da parte di Davide. La prima è se su Alba Travel è possibile trovare delle offerte anche che non includano, diciamo, normali hotel, ma dei villaggi turistici. Non ti ho sentito bene, scusa, che includano anche. Allora, non per hotel, ma per villaggi turistici. Sì, ma questo vale in generale. Diciamo, ovviamente non sono villaggi turistici dedicati ad Alba Trave, non abbiamo questo tipo di valore, quindi insomma, non troverai il villaggio dell'Albituro, insomma, di chiunque altro, però tutti quelli che sono strutture, resort. Nell'ambito dell'offerta internazionale sono offerte, però certamente la risposta esatta sul villaggio turistico brandizzato italiano con assistenza italiana è no. Ok, e la seconda domanda sempre di Davide, per quanto riguarda la piattaforma di Alba Travel, cioè se c'è un filtro attraverso il quale è possibile distinguere gli hotel in base a quelli che sono definiti così come family hotel. Beh, non c'è un filtro, ci lavoreremo su, è un buon suggerimento questo, ci sono ovviamente descrizioni e quindi insomma bisogna andare a vedere. Quello che si può tentare di fare è eventualmente provare a fare un approfondimento con i booking di competenza, magari rivolgendosi a chi fa il prodotto, riusciamo a dare queste informazioni. D'accordo, grazie. E Dora, invece per te, da parte di Milena, ci chiede se per quanto riguarda il Louvre, è possibile avere visite anche in italiano. No, al momento gli ambassador che fanno da guida lo fanno in arabo-inglese, le mini guide hanno il francese, spagnolo, tedesco, cinese, o meglio il mandarino, hindi, coreano, russo. Stiamo aspettando la seconda release anche con l'italiano, almeno per le mini guide. Quindi al momento, se si va da soli, magari portandosi del materiale o con le mini guide con l'inglese, ovviamente è fattibile. Se si va in gruppo, bisogna sicuramente con la propria guida farsi fare da interprete. L'Italia è importante per l'arte, quindi noi ci aspettiamo sicuramente che a breve inseriscano la lingua almeno nelle mini guide. Ok, e quindi neanche le audioguide, perdonami, sono. No, le audioguide al momento hanno 7 lingue e non c'è l'italiano ancora, ma a breve rilasciano la nuova versione perché i turisti sono veramente tanti e le richieste delle varie lingue, in più dall'italiano, sono tante, per cui a breve la inseriranno. Non posso dare una data perché non ce l'ho neanche io, però appena lo sapremo faremo una bella newsletter con caratteri cubitali. D'accordo, e invece un'altra domanda da parte di Michela, che chiede quale sia la zona di mare più bella di Abu Dhabi e invece una zona più centrale nella quale, diciamo, alloggiare per poter visitare al meglio Abu Dhabi.
Ok, allora abbiamo visto Sadia Thailand, 8 km di spiaggia bianca, veramente molto belli. Al momento è possibile godere questa spiaggia attraverso o appunto il resort presenti, Park Hyatt e St. Regis in apertura il Rotana, oppure c'è un Sadiat Beach che è una spiaggia pubblica attrezzata. L'ingresso costa sugli 8 euro a persona, hai il tuo ombrellone, c'è il campo da pallavolo, tutto attrezzato, comunque c'è il bagnino, tutto sempre osservato e monitorato. Oppure c'è il Sadiat Beach Club, che è un club più esclusivo, con un ingresso che va dai 40 ai 50 euro, più o meno dipende dal giorno della settimana e dal nucleo familiare che entra. E qui ovviamente c'è tutta la parte della spa, la palestra, i ristoranti, anche un club vero e proprio, prima conosciuto come Monte Carlo Beach Club, quindi sicuramente molto bello. Altrimenti c'è Nuraya Island come spiaggia carina o Sermani Yas, sicuramente molto interessante come punto mare. In più, diciamo che non essendoci, non è una città tradizionale Abu Dhabi City, no? Sono varie isole, per cui diciamo, noi consideriamo la Corniche come punto nevralgico e quindi per poter muoversi facilmente su tutte le isole o uscire una passeggiata, un mall, un'esigenza, una visita a un museo, quindi sicuramente la Corniche è preferibile per chi vuole preferire il centro della città. Che presenta anche un bel mare, quindi sicuramente c'è tutta l'area della Corniche che è vivibile. Ci sono i club degli alberghi come il Nation Riviera per il St. Regis o il Tonia per l'Hilton, oppure c'è il Kalidia col mare, l'Emirates Palace ha un bel chilometro di mare, una piccola spiaggetta per il Jumeirah e Tethiya Towers. Gli altri alberghi, molti, hanno degli shuttle che portano, per esempio, al Sadiat Beach Club o al Sadiat Beach, quindi hanno creato un po' delle convenzioni, oppure anche con società di catamarano. Quindi comunque chi sa di non avere il mare, per rendersi più appetibile sul mercato, ha creato delle collaborazioni con le varie organizzazioni, quindi di spiaggia o anche col water taxi, c'è cioè il Jabut che è un water taxi, quindi da Abu Dhabi, dal Marina dell'Intercontinental ci si può spostare facilmente. D'accordo. Allora, invece l'ultima domanda da parte di Davide per Dora, che chiede se tutti gli eventi di cui hai parlato durante la presentazione, sono comunque aperti al turismo o ci sono degli eventi che magari sono riservati soltanto alla popolazione locale. No, sono eventi per i visitatori. La cosa bella di Abu Dhabi è che loro, nella strutturazione delle proposte, mirano a coinvolgere un'utenza locale e internazionale, quindi assolutamente per tutti, e la maggior parte di questi eventi sono gratuiti. Ovviamente tolto il concerto di Katy Perry o le partite di golf e tennis, però le altre aree come Sheikh Zayed Heritage Festival che adesso è in corso fino a fine gennaio, oppure l'Abu Dhabi Food Festival, ci sono delle aree attrezzate, sono gratuite anche con aree di degustazione, poi ci sono ovviamente la Restaurant Week, tutte quelle cose a pagamento in più, però molte delle attività ad Abu Dhabi sono gratuite. D'accordo. Allora Dora, Fabio, io vi ringrazio per le vostre presentazioni. A questo punto le domande sono finite. Vi ringrazio per essere stati con noi oggi e vi auguro buone vendite. Buona Bene, giornata a tutti ringraziamo noi voi. te e tutti quanti, ovviamente chi ci ha ascoltato, ovviamente Dora e l'Ente del Turismo che ci supporta in tutta questa attività. Quindi speriamo proprio che Abu Dhabi abbia rappresentato qualcosa di interessante oggi. Io credo di sì, a me è piaciuto molto. Grazie, buon lavoro a tutti e aspettiamo numerose email e telefonate per curiosità o informazioni aggiuntive per i vostri clienti in partenza o che stanno pensando di partire nel 2018. Buona giornata. Buona giornata, grazie, Ciao. ciao ciao.